e salsa. Roba dell'altro mondo, credimi, te l'assicuro. Questa sarà la migliore salsa piccante che sia mai stata fatta sulla faccia della terra, caro papà. Una cosa che farà impazzire tutti i buon gustai. Ma perché devi impiegarci 3 giorni per farla? Perché se tu la assaggiassi il primo giorno diresti... da dove può essere venuta fuori? Se la assaggiassi il secondo giorno diresti... Oh, per Diana, scommetto che la nonna di qualcuno si è alzata dalla sedia e è tornata in cucina per far resuscitare i morti. Ma poi il terzo giorno... Oh, oh, oh! Il terzo giorno non c'è neanche bisogno di assaggiarla, basta che le passi accanto e lei ti chiama. Ehi, fermati, ehi! Ma squisita! Certo, certo. E adesso non devo far altro che aggiungere altre erbe e spezie. Molto bene, dolcezza mia, vedo che sei pronta. E ora, tesoro, con questi ti farò diventare la salsa più piccante che c'è sulla faccia della terra. Bellissimo. 4, 5, 6. Adesso ti mescolo tutto. Papà, mi aiuti a prendere l'enciclopedia dallo scaffale? Perché vuoi nasconderci dentro un'altra lettera della tua maestra? No, sto facendo i compiti. Ah, ok, un attimo che finisco di girare. Ecco! Posso assaggiare? No, è troppo forte. Ci ho appena messo dentro i 6 peperoncini più piccanti del mondo. E ora sto girando il tutto. Se non li lasci cuocere per almeno 2 ore, quando assaggi la salsa, la tua bocca farà boom! Vedrai le fiamme e comincerai a correre. Ti uscirà il fuoco dalla bocca. Ah! E le fiamme su tutta la faccia. Corri subito a casa di Pita, mi prenderà un grosso estintore e... sarai coperta di schiuma, ti metteranno una ciliegina in testa e ti venderanno in pasticceria. Allora non l'assaggio. Brava. Vieni, andiamo a prendere quella enciclopedia. Enciclopedia. Ah, sai che lo dici veramente bene, ripetilo. Enciclopedia. Che meraviglia. T'avevo avvertita di star lontana dalla mia salsa.